appuntamenti con l'informazione proseguono quotidianamente, incontriamo amici, incontriamo professionisti, incontriamo medici, incontriamo politici e incontriamo soprattutto direttori di strutture sanitarie. In questo momento sicuramente molti di voi avranno bisogno di parlare, di sentire delle chiacchierate dedicate anche ai più anziani che in questo momento vivono nelle case di riposo. Ne abbiamo sentite tante di cose e questo pomeriggio affronteremo questo argomento con un amico della nostra redazione che è il dottor Gianvito D'Aversa, il mio carissimo amico che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Come stai, Gianvito? Ciao, buon pomeriggio. Sto bene, ringraziando il cielo siamo ancora qui e manteniamo duro. Lui è direttore della struttura di Villa Nazareth, una struttura all'avanguardia che è sul territorio cittadino di Ustuni. Abbiamo imparato a conoscerlo anche perché siamo andati a trovarlo diverse volte. Tante le sue iniziative nel periodo natalizio, nel periodo estivo, nel periodo pasquale. Ne parleremo anche con lui questo pomeriggio di queste iniziative e tracceremo un bilancio di quelle che sono le attività di questa struttura fiore all'occhiello appunto in Ustuni. Gianvito, è un periodo difficile, lo è per tutti, ma credo più per voi. Come vi state organizzando, come vi siete organizzati per combattere il coronavirus, anche perché abbiamo visto che appena entra in strutture, da una parte ospedaliere, da una parte per la residenza per anziani, insomma, creano non pochi problemi. Da Foggia al Salento ho sentito e letto di tutto, quindi anche in Italia abbiamo sentito e letto di tutto, purtroppo anche nella zona rossa del nord Italia. Voi immagino che siete stati subito pronti a combattere qualsiasi tipo di ingresso nella vostra struttura e chi entra, diciamo, sono solo addetti ai lavori, parenti ed altri. Al momento avete deciso di utilizzare dei sistemi tipo quello che stiamo utilizzando noi questo pomeriggio per videochiamate e per far vedere i propri parenti, diciamo, ai vostri ospiti. Sì, guarda Flavio, noi abbiamo fatto una scelta assieme, diciamo, alla società che gestisce Villa Nazareth di chiudere al pubblico e quindi, diciamo, il nostro pubblico sono i parenti dei nostri degenti, dei nostri anziani presenti in struttura. Abbiamo deciso di farlo dal 23 febbraio, prima ancora che uscisse, diciamo, un decreto o che comunque il governo ci, tra virgolette, imponesse, diciamo, la chiusura o limitasse, ecco, la chiusura al pubblico. L'abbiamo fatta come scelta, diciamo, di sicurezza e di tranquillità nei confronti anche dei parenti che all'esterno vivevano, diciamo, questa situazione che ancora non si sapeva che, diciamo, strada dovesse prendere, perché all'inizio eravamo, credo, un po' tutti increduli di che si potesse arrivare, diciamo, a gestire o ad arrivare, ecco, appunto a questa situazione. Quindi abbiamo fatto questa scelta che all'inizio è stata una scelta, diciamo, dura, perché magari i parenti un po' ne hanno risentito di questa nostra scelta così forte, ecco. Però sto raccogliendo ultimamente i frutti di questa scelta, perché mi arrivano messaggi da parte, chiamate, messaggi da parte dei parenti che si complimentano, cioè ci fanno i complimenti appunto perché abbiamo garantito una sicurezza maggiore molto probabilmente a tutti i nostri ospiti. Flavio, il problema è questo: i nostri ospiti sono ospiti molto fragili, sono anziani o comunque sono giovani con patologie e con problematiche varie, e quindi da quello che sto apprendendo in questi giorni dai vari organi di stampa eccetera, quelli più colpiti da questa pandemia sono appunto le persone con patologie pregresse o comunque anziani. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, neanche noi, voglio dire che ringraziando il cielo oggi siamo qui e non abbiamo nessuna patologia, però per ora cerchiamo di difendere quanto più possibile, diciamo, coloro che oggi si dovrebbero e si sentono tutelati dalle nostre scelte, e quindi sono felice di aver fatto questa scelta, non ovviamente da solo, insieme a tutto lo staff che coordinano le nostre strutture. Poi tra l'altro abbiamo fatto una scelta condivisa anche con altre strutture presenti a Ustuni, perché in questo periodo, ma anche precedentemente, devo dirti la verità, c'è una forte collaborazione. Questa è una cosa che mi fa piacere sapere.
tra tutte le strutture. Io sono continuamente in contatto con la struttura del Focolare, con Don Franco Blasi, sono anche in contatto con l'ex San Raffaele della gestione della Medospis, con il direttore, proprio perché stiamo un attimo insieme organizzandoci per gestire al meglio questa situazione, proprio perché per avere un filo conduttore che sia unico. Proprio anche questa mattina mi sentivo con una struttura di Carovigno, perché magari il territorio è ancora più colpito rispetto al nostro. Prendevo neanche qualche minuto fa, prima che ci facessimo questa chiacchierata, che c'è stato un ulteriore decesso anche oggi a Carovigno, e appunto stamattina mi sentivo proprio per studiare alcune altre, diciamo, situazioni che stanno nascendo in queste ultime ore con il dottor Abate Paolo, il direttore delle Ali della Vita, anche con lui, per condividere diciamo queste misure che man mano stiamo adottando. E ringraziando il cielo, proprio queste strutture che ho citato, ma anche tante altre, voglio dire, però è impossibile sentirsi tra tante persone, però voglio dire, grazie a Dio queste strutture non hanno avuto, diciamo, nessun problema circa, diciamo, la situazione che stiamo vivendo, il virus che oggi stiamo combattendo. Mi dispiace aver appreso pochi giorni fa dai giornali la situazione che sta vivendo purtroppo il villaggio SOS. Infatti voglio esprimere la mia solidarietà, perché so cosa significa e immagino che cosa dovesse significare un giorno se questo virus dovesse colpire le nostre attività, e immagino cosa oggi stanno provando i direttori, gli amministratori, gli operatori, diciamo, di quelle strutture. Forse già Vito, l'unica, sì, la cosa che mi viene in mente è che forse, no, non voglio peccare di presunzione o altro, però diciamo, in villaggi che ospitano giovani come la nostra famiglia, come il villaggio SOS, tu hai citato il villaggio SOS, è uno dei villaggi più, diciamo, colpiti, però la fortuna forse di avere all'interno, sia tra operatori che insomma tra ospiti, gente un po' più giovane rispetto a quella che insomma si trova nelle vostre strutture. Quella è una cosa fondamentale, perché abbiamo capito che il virus è letale solo nella misura in cui vada a colpire delle persone che hanno patologie pregresse, soprattutto persone un po' più anziane, però comunque è una preoccupazione per la nostra comunità, quella del villaggio SOS. Certamente, però come dicevi tu, è vissuta in maniera diversa, perché comunque si tratta appunto di giovani operatori, di ragazzi. Invece credo che se andasse a colpire una casa di riposo, una struttura appunto come quella di Villa Nazareth, credo che il colpo sarebbe molto, molto più forte. E per fortuna oggi nessuna casa di riposo, e questo è un messaggio che voglio lanciare a tutti coloro che ci ascoltano, perché poi purtroppo dietro a queste situazioni c'è sempre chi vuole speculare o chi vuole dare subito la notizia che fa, come devo dire, che fa belli, ecco. Si dice: no, ma lì è stato contratto il virus, lì. Allora, voglio smentire qualsiasi tipo di vuol dire voce che fuori campo, che nessuna struttura d'Ostuni, né noi, né Villa Nazareth, quindi né Villa Valente, né il Pinto, né il Focolare, ad oggi, che io sappia, sono stati colpiti dal virus, perché tutti hanno attuato le misure di sicurezza. E noi ci auguriamo, anche se sono altri enti gestori, che nessuno arrivi a fronteggiare una situazione così difficile, perché non abbiamo le armi per combatterla. L'unica cosa che ti volevo chiedere è proprio questo: quando voi avete dei malati, purtroppo che devono essere ospedalizzati, come vi state organizzando? Allora, io ho dovuto affrontare una battaglia pochi giorni fa, perché purtroppo nelle nostre strutture è molto forte, diciamo, il via vai, purtroppo, presso il nosocomio ostunese o i nosocomi, diciamo, più vicini nel nostro territorio, perché comunque noi trattiamo diciamo anziani o disabili con delle patologie che purtroppo, siccome siamo un RSSA e non siamo un ospedale, non possiamo gestire, perché non abbiamo gli strumenti, e quindi dobbiamo per forza ricoverarli in un ospedale. E noi lo dobbiamo fare, perché non ci possiamo sottrarre alle cure voglio dire previste. Però grazie a una nota del presidente della Regione Puglia, di Michele Emiliano,
ci siamo un attimo tutelati, nel senso che l'ospedale oggi è obbligato, prima della dimissione di ogni paziente, di effettuare il tampone. Altrimenti, se mi rispediscono un paziente qui in struttura senza il certificato, dove attesta appunto la negatività al tampone, io non posso e non devo accoglierlo. Così come anche non posso più effettuare dei nuovi ingressi. Tant'è che poi qui non ti nascondo che è nata un po' una piccola diatriba tra il sottoscritto e l'ospedale di Ostuni, perché non era a conoscenza di questa nota e di conseguenza non voleva attuare quelli che erano i protocolli che neanche un giorno prima aveva emanato la Regione Puglia. Per cui ho dovuto chiamare il presidente della regione, che è stato, devo dire la verità, disponibilissimo. Ho dovuto contattare telefonicamente e lui mi ha ribadito che chiunque è in ospedale non può uscire se non con il tampone. L'ospedale deve mantenere qualche giorno in più il posto letto occupato dal ricoverato, anche se, diciamo, fuori pericolo o comunque non necessita più dell'assistenza ospedaliera, lo deve trattenere affinché arrivi il risultato del tampone. È comunque mia scelta personale, nonostante questo sta avvenendo ora. Preferisco sempre, ho individuato delle camere all'interno della mia struttura, diciamo che il cui accesso può anche essere separato dall'accesso degli altri ospiti, quindi non hanno a che fare, non hanno contatti con i miei ospiti, e faccio fare comunque, nonostante la negatività del tampone, faccio fare anche Un'altra un quarantena di 14 quarantena. giorni, faccio fare la quarantena, ecco, in modo tale da stare sicuro, da tutelare tutti gli altri ospiti, ma da tutelare anche i nostri operatori, perché in questi giorni abbiamo vissuto l'odissea, ma non solo io, tutte le strutture, perché con gli avvisi pubblici appunto degli infermieri presso la Regione Puglia, la Regione appunto ha cominciato a chiamare da quelle graduatorie, e quindi molti infermieri hanno scelto, deciso di lavorare nelle strutture pubbliche. Questo, voglio dire, non lo si può, diciamo, negare, è una scelta personale, e per cui siamo andati un attimo in difficoltà nel recepire il personale, diciamo, che dovesse supplire queste persone. Ce l'abbiamo fatta perché comunque abbiamo tanti contatti e spesso facciamo colloqui, però non voglio mai, non vorrei mai, sia per una questione morale ed etica, ma anche sia per una questione, voglio dire, puramente egoistica per la mia struttura, non vorrei mai che un nostro infermiere, un nostro operatore si potesse contagiare o contagiare gli altri ospiti della mia struttura. Sotto il punto di vista psicologico, come state gestendo questa, diciamo, avventura chiamata coronavirus? Allora, è difficile dal punto di vista psicologico, soprattutto per i nostri ospiti. Stamattina mi è capitata una cosa, diciamo, che mi ha fatto un attimo riflettere ancora di più, diciamo, di questi altri giorni, nel senso che ho parlato al telefono con un amministratore di sostegno che ha qui, diciamo, ricoverati due o tre pazienti, e quindi man mano li facevo parlare con l'amministratore. Mi rendevo conto che ancora l'anziano o il disabile con diciamo una patologia, eccetera, non ha ben compreso che cosa sta accadendo nel mondo, e quindi spesso ti chiedi di voler uscire, soprattutto noi che eravamo abituati fino a poco tempo fa, e forse l'ho detto in un'altra intervista, ad uscire il mercoledì sera, ad andare in pizzeria con gli ospiti a turno, ed eravamo abituati il sabato ad andare al mare a fare l'aperitivo al bar o giù al porto. E quindi oggi ti chiedono insistentemente perché non lo possiamo più fare, perché non ci volete più bene, perché ci siamo comportati male. E quindi tu lì devi andare a spiegar loro che cosa sta succedendo. E allora, siccome noi non ci arrendiamo mai, abbiamo aumentato l'attività dei laboratori, e quindi stiamo facendo fare più attività di quelle appunto che erano previste quando facevamo le uscite, e ce le ho proprio qui perché ho chiesto il favore a Don Franco Blasi, se domani me le benedice. Abbiamo Le fatto palme. i ramoselli per le palme di Pasqua, ce li ho proprio qui perché li porterò io, perché non si può recare presso la nostra struttura, e quindi provvederò io a fargli dare, diciamo, la dovuta benedizione.
E poi stiamo man mano organizzando e speriamo di poter fare in tempo, ma credo di sì, stiamo accelerando i tempi, stiamo realizzando una sorta di recita di Pasqua, di solito si fa a Natale, noi lo facciamo anche a Pasqua, una sorta di recita di Pasqua da trasmettere poi via appunto Skype, capiremo come, con qualche altro diciamo, programma, alle famiglie, quindi metterci in contatto con tutte le famiglie e far vedere attraverso diciamo il video una loro recita e una appunto lettura di varie poesie scritte da loro e un messaggio che vogliono lanciare. Quindi oltre, diciamo che è importante l'intrattenimento in questo momento. Eh sì, perché più intrattenimento fai e più cerchi di distogliere la loro attenzione dal chiodo fisso, dai oggi usciamo, no, oggi non possiamo uscire. E abbiamo fatto il cartellone con il solito ormai slogan andrà tutto bene e l'abbiamo anche inviato perché mi ero messo in contatto con la redazione di Striscia la Notizia perché prima di ogni puntata invia i vari video, andrà tutto bene, li ho inviato a loro, l'abbiamo fatta con tutti i nostri anziani. Quindi è un bel momento da vivere, diciamo, tra le grandi mura di Villa Razzet, fortunatamente è una struttura che comunque ha tanto, tanto spazio anche per condividere insieme a tutti gli ospiti con i metri necessari nonostante non ci siano contagiati. Sì. Quindi noi ringraziando il cielo abbiamo uno spazio immenso che tu conosci, abbiamo le palestre, quindi comunque le attività sono molteplici, poi abbiamo anche il giardino fuori, quindi quello lo possiamo, diciamo, utilizzare. Sì, possono utilizzarlo con l'educatore, anche perché ci siamo forniti, come vedi, non ho finito di lavare i piatti, ma è semplicemente una protezione, abbiamo le mascherine, che è stato difficile, diciamo, reperirle, ma ce l'abbiamo fatta, avevamo una serie di agganci con alcuni fornitori diretti, anche con la nostra farmacia di fiducia, la farmacia Carparelli, quindi grazie a loro stiamo riuscendo a recepire quanto materiale. Certo. Flavio, un appello lo voglio lanciare e voglio dire a tutti gli organi regionali, agli organi comunali, non ci lasciate da soli, noi cerchiamo di essere forti, carichi ad affrontare questa situazione, però poi le risorse terminano, perché proprio oggi leggevo, infatti ce l'ho qui, l'ho stampato perché stavo leggendo, man mano approfondisco nei momenti di relax, leggevo appunto che un'associazione di categoria delle appunto che gestisce strutture come la mia, come le nostre di Ostuni, scrivevano lanciavano un appello di essere aiutati soprattutto nell'acquisto dei presidi di prevenzione, perché le risorse finiscono, i nostri budget sono molto limitati all'assistenza dell'anziano e al pagamento quindi di tutte quelle che possono essere le utenze e i nostri dipendenti, però poi tutto il resto oltre non possiamo permetterci. Oggi è complicato. Non ho capito, Fabio. Dico, quelle spese in più di oggi, mascherine, guanti monouso ed altre cose, diciamo è una spesa in più che non avevate nel vostro budget, come giusto che sia. Nel nostro budget, poi tra l'altro Flavio, l'altro problema che oggi stiamo purtroppo verificando è che nel momento in cui la regione, che diciamo la nostra, non la nostra, in generale tutte le regioni, perché credo che stiano facendo tutte così, hanno limitato i nuovi accessi, quindi i nuovi ricoveri presso le nostre strutture. Allora io ti faccio io oggi una domanda, cambiamo il ruolo, come si può limitare un nuovo accesso? Io sono d'accordo che lo fanno per prevenire nuovi contagi all'interno delle nostre strutture, però il mio turnover di anziani, dato che hanno delle patologie o comunque sono molto grandi di età, vuol dire per selezione naturale vengono a mancare, cioè quindi spesso un ricambio, quindi io oggi vado a perdere tanti posti letto occupati, ma nessuno più me li rimpiazza, e diciamo all'azienda questo danno chi mai lo farà? Ecco appunto, quindi il mio appello è quello di dire, prima di andare a trovare nuove strutture o di requisire strutture alberghiere, voglio ricordare alla regione nostra di riferimento che esistiamo noi
Esistiamo noi e abbiamo dei posti letto disponibili, ovviamente non per le persone Covid, per i no Covid che già comunque hanno superato la situazione, diciamo, di emergenza, e che quindi sono pronti lì a un recupero, perché magari ci sono tanti anziani che non muoiono, che però dopo mesi di allettamento vogliono, o comunque hanno bisogno, più che vogliono, di riabilitarsi o di essere assistiti. Noi siamo pronti, quindi prima di andare a requisire alberghi, che magari non saranno mai funzionali alla causa, perché un albergo non ha un bagno adatto per un anziano, non ha una stanza, non ha degli ascensori adeguati, noi ce li abbiamo, quindi noi ci siamo e la nostra disponibilità ve la diamo. Questo. E noi raccogliamo l'appello e lo rendiamo noto naturalmente a tutti coloro i quali ascoltano le nostre trasmissioni. Lo abbiamo fatto in questi giorni, lo continueremo a fare non solo per l'emergenza Covid, ma diciamo che ci abbiamo preso gusto ad utilizzare Skype per le interviste, quindi sicuramente anche in futuro sto anche brevettando una nuova trasmissione per mettere insieme una rete di persone da fare ogni sera alle 19, ma questo poi avremo modo di approfondirlo, e quindi magari, perché no, qualche sera chiamerò anche Gianvito per metterlo a confronto con altri personaggi che accetteranno il nostro invito, quindi la trasmissione partirà nelle prossime settimane, ci stiamo solo organizzando tecnicamente per poterlo fare. Partiremo anche con un programma in radio, quindi ci stiamo organizzando. Tu lo sai, grazie al nostro rapporto di amicizia, basta un messaggio e io ci sono sempre. Lo so, ma infatti è proprio quello che dobbiamo fare, mettere insieme una rete di persone che conosciamo e una rete che poi diventerà di confronto, lo faremo ogni sera intorno alle 7 di sera, quindi stiamo organizzando anche questa cosa. Quindi per il momento Gianvito io ti ringrazio e ti ricordo che anch'io sono sempre a completa disposizione per comunicazioni rispetto alle strutture che insomma hai imparato a conoscere, che gestisci, e quindi facci sapere tante belle cose come hai fatto questo pomeriggio. Lo farò, Flavio, grazie a te e un ringraziamento a tutti coloro che oggi stanno gestendo al meglio questa situazione emergenziale, e a tutte le forze dell'ordine del nostro paese. Io mi rivolgo a loro, non vado oltre, mi rimango nel mio giardino, a tutti loro, alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, un grazie di cuore per tutto quello che oggi state facendo per noi. Grazie a te, Flavio. No, li ringrazio anch'io, perché ieri pomeriggio sono stato con loro alla Caritas per la distribuzione degli alimenti. Ci siamo divertiti molto, perché comunque quando ci sono i giovani e c'è squadra ci si diverte anche in occasioni, diciamo, poco felici, però insomma stiamo toccando con mano le difficoltà della nostra città, della gente, della nostra città, della nostra popolazione. Quindi ringraziamo veramente tutti i volontari, le forze dell'ordine, i medici che sono come una famosa fiction in prima linea, e quindi ci auguriamo di rivederci presto, di riabbracciarci e di tornare a fare qualcosa su quella splendida terrazza di Villa Nazareth che ha come scenario il nostro bellissimo centro storico. Grazie Gianvito, grazie mille. Va bene, ciao Flavio, a presto. Ciao.